Buongiorno a tutti, è un po' che non ci vediamo, sarà più di una settimana così. Avevo preso il ritmo, poi però ho dovuto per forza rallentare perché in questo periodo di Natale il lavoro è abbastanza intenso e anche questa settimana, che è la settimana che precede il Natale, sarà un delirio, ma cerchiamo comunque di esserci perché mi rilassa fare video. Sono le 8 del mattino, io sto aspettando l'idraulico per una cosa della caldaia e quindi ho detto perché non girare un piccolo video. È lunedì, io ho sequestrato già il primo cellulare della giornata, così che Stella è andata a scuola bella allegra. Perché? Perché ho sequestrato il cellulare? Perché mia figlia alle 8 meno 10 di mattina, con la campanella della scuola alle 8, c'è da dire che devono solo attraversare la strada, è tempo 1 minuto e mezzo e sono a scuola, si abboccolava i capelli con il cono. Che voglio dire? Ci sta anche. Se tu non avessi educazione fisica alla seconda ora, che te sei fatta? Ma poi è brava, quindi ci mette. Vabbè. Comunque, il delirio alle 8 di mattina è che dobbiamo fare. Io sto combattendo perché ieri sera mi sono ustionata con il forno e non ci ho messo subito niente sopra e sto urlando dal dolore, ma non importa, passerà. Allora, che cosa vi siete persi in questa settimana in cui non ci siamo visti? Mi sono tagliata i capelli, sono andata a farmi colore e capelli proprio perché non ce la facevo più, io non li sopporto lunghi, non li so gestire e bla bla bla. Ho fatto le unghie anche, tipico colore natalizio, vi faccio capire il mood di quest'anno, quale sia. Sono proprio io. Se chiudessi gli occhi adesso e li aprissi il 3 gennaio sarei felice, veramente sarei felice. A parte che ho finito di fare tutti i regali di Natale una settimana prima, mai successo nella mia vita, non credo che sia mai successo. Ahimè, la maggior parte li ho ordinati online, ma io non ho materialmente il tempo di andare nei negozi. Perché comunque prima delle 6, alle 7 di sera io non torno a casa, ho una casa e quindi mi devo occupare anche di altro. Ho solo la domenica libera e nemmeno quella perché allora Stella ha fatto i canti con la scuola, ha partecipato al coro della scuola, quindi hanno cantato in chiesa sia una messa la mattina e una messa al pomeriggio. Ieri c'è stato questo stage di danza classica con la maestra Celentano. Allora, io ero terrorizzata da questa cosa perché ho detto: mi raccomando, non ridete, non ghignate, non fate. Io le conosco, mi vedete? Le mie figlie sono la mia fotocopia. Non fate facce strane di qua e di là. Comunque, quindi ieri le ho accompagnate io. Lo stage era a mezzogiorno, quindi chignon ultra mega a posto, Stella addirittura col gel per i baby hair, lei è fissatissima per queste cose, divisa nuova, bellissima, bellissima. Anche se è blu, io non lo preferisco, quest'anno anche il gonnellino mi piace da morire. Comunque dovevamo andarle a prendere, era da mezzogiorno all'1:30. Quindi dico a mio marito: che fai? Vuoi andare tu? Così io faccio trovare il pranzo pronto. Intanto, mentre io le vado ad accompagnare, dico: guarda, io mi ero anticipata e ho fatto le polpette al sugo e ho fatto il ragù. Quindi dico. Le ho fatte sabato, che io sono stata a casa sabato pomeriggio, quindi mi sono anticipata. Dico: senti, Gianni, manca solo il contorno. Vuoi fare due patate al forno? Non ti preoccupare, ci penso io. Ma non è che c'hai voglia di farle fritte? Perché si è comprato sta friggitrice, sta friggitrice, no, perché quella d'aria già ce l'avevamo. Facciamole fritte. Dico: vabbè, facciamole fritte. Io non c'ho tanto. No, faccio io, faccio io, faccio io. Ok. Io non lo so quante patate fossero, non lo so. Sappiatele che non le abbiamo fatte, ne abbiamo fatte neanche metà.
Perché intanto lui è andato a prendere le gemelle, hanno fatto ritardo perché poi beh, la maestra Celentano ha fatto le foto con la scuola, erano più scuole, è arrivata leggermente in ritardo oppure hanno iniziato comunque tardi. Insomma, dovevano finire all'1:30, sono arrivati qua che erano le 2:40, così. Quindi facciamo la pasta, io non le avevo tirate proprio fuori le polpette. Perché ho detto, io lo so che va a finire così, perché Antonietta, che in questo periodo ha perso peso, si sta molto allungando ed è dimagrita, infatti le va tutto un po' largo, perché mia figlia forse, il karma ogni tanto, oddio questo video verrà lunghissimo, il karma mi aiuta, è sconclusionato, ma voi mi seguite? Antonietta ha capito che quando, non, cioè, quando è sazia, lei molla il piatto. Che è una cosa normale, ma per chi ha avuto sempre problemi alimentari come me, che il piatto andava finito, non è normale. Cioè, allora, ieri ha mangiato 3 cucchiai di pasta e ha detto basta, però si era fatta una ciotolina a parte di ragù perché lei lo adora. 2 patate fritte e ha lasciato sia tutte le salse nel piatto, ne ha mangiate 2 e le ha lasciate lì. La sorella è l'opposto, ma anche Stella sta dimagrendo. È il periodo, io cerco di non pressarle sull'alimentazione, so quanto possa essere deleterio su questo. Le presso più sul fatto di mangiare un po' meglio, ecco così. Per esempio, poi ieri sera, ieri pomeriggio, Gianni a noi ci ha fatto la spremuta d'arance, non vi dico. Allora, vi faccio vedere una cosa. Questa busta era zeppa, cioè era chiusa così. Era zeppa di arance. Io e Antonietta in poltrona, mio marito che era uscito e tornato, gli ho detto: guarda, a noi ci andrebbe tanto una spremuta fresca. E ha fatto le spremute per tutti. Stella che era andata a cantare in chiesa con la sua amica e i genitori della sua amica, perché io ho detto io anche la domenica pomeriggio, no, grazie. E sì, sono una mamma merda, non me ne frega niente, ho solo un giorno a settimana. E questa settimana non so fino a quando torneremo anche per pranzo, ma sta arrivando la sister, quindi il problema non si pone. E quindi spremuta per tutti. Antonia Stella quando è tornata rognava come non so che cosa. Comunque, vabbè, io vi porto con me in questa giornata, avrò da raccontarvi, non lo so. Stamattina mi sono truccata, ieri pure mi sono fatto un bellissimo trucco. Che ho usato solo per accompagnare le gemelle, ma almeno quando c'ho più tempo. Stamattina ci ho messo 5 minuti, infatti non ho messo neanche la matita, non ho messo niente. Però ho usato la palette di Nabla e una tinta di Kiko che avevo. E però devo prendermi un piegaciglia. Mi sa che i mascara che ho, perché quello nuovo di Charlotte Tilbury non l'ho ancora aperto, ancora quello di Rare Beauty, ma mi sa che mi fa come dice un ragazzo su TikTok, zampe de ragno, me le vedo le zampe de ragno, quindi forse non è il caso, è il caso di cambiare mascara. Vado, ci vediamo dopo. Voi non avete idea di quello che c'è fuori nel mio giardino, che stiamo facendo un lavoro alla caldaia ed è il delirio. Sono appena tornata a casa, è 1:10, devo uscire tra un'ora. Sì, vabbè, un'ora e mezza anche. Voglio andare presto al lavoro perché ero seppellita nelle carte. E avrei tanto tanto da fare ancora e ancora ancora ancora, però ovviamente anche io ho fame. Quindi che ho fatto? Visto che non ho l'acqua calda scusate il rumore della lavastoviglie, ho preso il petto di pollo che dovevo mangiare, la zucchina che dovevo mangiare, ho sbattuto tutto in forno e chi si è visto che si è visto. Ho usato un mix di spezie, tra cui ho preso il curry. Aspettate. Curry, oh Madonna Santa. Comunque un po' too much stamattina, proprio me lo sono dato che me lo sono dato. Paprika dolce e mix per kebab. Che dentro ha paprika, cumino, pepe nero, aglio, basilico, cipolla e senape.
Pensavo che fosse piccante perché a me non piace piccanto, però insomma adesso vediamo un attimo. E che altro dirvi? C'è un sole bellissimo, cioè questa è una giornata di quelle da andarsene in giro per negozi prima di Natale, ma quest'anno non c'è né lo spirito, ma chi ha la mia lavastoviglie oggi? È un po' risentita, non c'è né lo spirito, vabbè per le bambine quello sempre, ci si tira su perché la vita ti spinge in avanti, lo dissi anni fa e lo ribadisco adesso. Per fortuna che le bambine ho il ragù di pranzo di ieri, che io ne metto sempre una porzione da parte per il giorno dopo, così è piatto completo, loro mangiano solo il primo e io mangio quello e a posto così, a posto così. Per il resto non ho visto niente, mentre stavo al lavoro ho sentito l'ultimo video di The Biografo sulla storia di Morgan, sulla biografia di Morgan, molto interessante, a me piace tanto lui. È il marito di Iris Babilonia, ma a me fa. Allora, quando io parlo di queste persone, è come se immagino che chi mi ascolta conosca tutti, cioè tutte le persone più, cioè le persone almeno quelle più conosciute su YouTube Italia. Però non ne sono sicura, voglio dire, boh, non lo so. E mi faceva molto ridere e ditemi se ha ragione o meno. Ieri sera c'era su Italia 1, se non erro, I Doni della Morte, parte seconda, Harry Potter. E Alice Lycaudry, Alice, che quella la conoscete per forza, ha condiviso finalmente quello che è il pensiero mio da una vita, da quando ho letto per la prima volta Harry Potter fuori da un camerino di un grande negozio su Corso Emanuele a Milano. Mia sorella aveva preso tipo una cosa come 8-9 pantaloni da provare. Io, quindi mi ero seduta e avevo comprato Harry Potter e me l'ero iniziata a leggere. Cioè, Harry Potter vale poco come mago, nel senso che se non fosse stato per tutto quello che era il suo contorno, cioè Harry Potter sarebbe morto dopo il secondo minuto. E io ho condiviso questa cosa con lei tantissimo, perché l'ho sempre pensato, lui è sempre stato un mago mediocre che si è attornato da tante persone che l'hanno salvato in tutti i modi possibili e immaginabili. E lei diceva che era stata subissata da DM di gente che era stranita da questa cosa. No, ragazzi, basta leggere i libri e vedere i film. Cioè, è così. Harry non sapeva fare niente. C'è anche da dire che è nato in un contesto dove lui non sapeva far niente. Ora, io rimarrei qui a parlare di questo e di altre amenità per tanto tempo, ma devo apparecchiare perché non ho dubbi. E quindi io apparecchio, ci vediamo dopo. Registro quando riesco, perché oggi è la settimana pre-natalizia, l'ho già detto, e sarà un delirio così, tutti i giorni, all night long. E vabbè. Allora, sono arrivata a casa, sono le 19:10, sono sfatta, infatti adesso sto chiudendo. Oh, Madonnina Santa, devo struccare, la prima cosa che mi devo struccare, ora, non posso farvi un tour del bagno perché non so in che condizioni sia, però un po' ve lo faccio vedere. Aspettate che le mie figlie hanno una considerazione, no, è tutta aperta, non ve lo faccio neanche vedere quello che c'è in camera delle mie figlie, con la finestra aperta, fuori si gela, cioè ho trovato Antonietta sotto la coperta che mi fa, mamma ho freddo, ho detto scusami, accendi la stufa a pellet, no, vabbè, siete pronte? Pronti? No, allora. No, è abbastanza in ordine. Sì, allora. No, mi devo struccare. Allora, è così. Cioè, questa è la parete dove ci sono i lavabi. E poi qui c'è la doccia. E lì c'è un mobiletto. E di qua c'è un mobiletto. Ovviamente sopra deve essere dipinto. E tutto mio. Questo è mio. Cassetti, qui mi sono fatta tutte
Mio, me lo devo ancora sistemare. Però, insomma, non è male, mi piace, mi piace assai. Alle luci, ci sono le luci, è bello, devo rimettere la tenda, è bella anche la doccia che è enorme. L'unico che non ha ancora provato questa doccia è mio marito, che ha il bagno giù e quindi non ha avuto ancora... Ah, Madonna mia, ma che ci posso mettere su questa bruciatura che si è aperta anche? Comunque sono stata al computer dalle 9 di stamattina fino ad adesso, perché sono andata in ufficio, sono rientrata all'una, alle 2 e un quarto sono riandata e ragazzi sono cotta, cotta, cotta e domani credo che sarà la stessa cosa. Quindi adesso mi metto la tuta, mi strucco, prima mi devo lavare le mani. La cena per loro è pronta, io per me ho il passato di verdura che l'ho scongelato, tanto mi devo cambiare e mi cambio di qua. E spero vi piaccia il bagno. La parete così decorata, aspettate, il buio, buio. Io ho la fissa di chiudere le luci, di spegnere le luci quando esco dalle stanze, vabbè. E la parete decorata è stata un azzardo, diciamo così. Però l'ho voluto fare perché l'ho vista esposta e quindi sono riuscita a bilanciare i colori della parete decorata, che sono piastrelle, sembra carta da parati stranamente, con il pavimento che sembra parquet, però non è parquet, sono mattonelle, e un altro tipo di piastrelle per quanto riguarda la doccia. E quindi, insomma, sono molto molto contenta. Comunque... Io dopo anni ho ricomprato lo Shadow Insurance di Too Faced, straordinario, cioè il trucco dura da morire, ma veramente tantissimo. Sono mandata a prendere anche una cosa di cui avevo un sample, ok, non era tantissimo che non facevo acquisti su Shein. Poi quando mi arrivano le cose ve le faccio vedere, però il Full Coverage Foundation, che è questo, questa è la colorazione Chantilly, ma ho anche, perché mia sorella si era fatta mandare delle gradazioni, ho anche colori, color, Porcelain and Fair. Ma io ho preso questo Chantilly perché è matcha perfettamente con la mia pelle, ragazzi, ha una copertura che fa paura. Quindi, questa è, e poi devo assolutamente, ve l'ho detto che sembra che ho le zampe di ragno perché vedete come si è fatto il Rare Beauty. Comunque, e non ho uno scovolino pulito. In tutto questo, domani forse dovrebbe arrivare la sister, quindi vediamo i rifornimenti che mi ha portato. Sicuramente di te. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo giù nei commenti per varie ed eventuali. Allora, mi inizia a ballare. Quando io ho perso tanto peso, io questi anelli li tenevo qui, che se spingo ci entrano ancora. Ho paura di perderli. Quindi aspetto un altro po' e vabbè. Vado. Ci vediamo al prossimo video.